Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi vi porto Stellaris, che è l'ultimo gioco uscito della Paradox. E a differenza di Crusader Kings, di Europa Universalis, di Victoria 2, questo è ambientato nelle profondità dello spazio. È un classico 4X, se lo vogliamo definire così, anche se secondo me si svilupperà in qualcosa di un po' più complesso, come i titoli della Paradox. Infatti ci sono presenti tanti eventi, tante cose da poter fare all'interno, con delle decisioni che deve prendere il giocatore. È una cosa molto interessante, che è una cosa differente rispetto ad altri giochi di questo tipo, dove solitamente si sviluppano solamente le tecnologie e dopodiché si fa l'espansione e si fa poco altro. Qui invece ci sono, e no, da quanto ho visto io, più opzioni per poter provare un gameplay diverso. Comunque, senza indugi, loro fanno partire immediatamente con alcune razze base, ovviamente. Questa l'ho portata io quindi di prova. Ci sono le Nazioni Unite della Terra, che è come se ci fosse stata un'enorme unione di tutte le nazioni, una volta che l'umanità ha incominciato ad esplorare all'esterno del Sistema Solare, o il Commonwealth dell'Uomo, che è una delle colonie che si è staccata dall'esplorazione umana in un ipotetico futuro, e che praticamente ha deciso che l'unico modo per sopravvivere come razza umana nel cosmo era quello di conquistare tutto e tutti. Poi c'è l'impero Xin, che sono anche questi dei fanatici militari, sono dei rettili. Ecco, una cosa importante poi è, come potete vedere, ci sono tutte razze diverse. Ci sono i volatili, specie di insetti, degli aracni, questi che sono tipo la progenie stellare di Cthulhu, fungoidi, oppure anche tipo animali senzienti. Io direi di creare un nuovo impero e vediamo un attimo come farlo. Dunque, che cosa vogliamo fare? Mammiferi? Vedete come ci sono tanti tipi di portraits, di avatar che rappresentano la nostra razza. È interessante, spero che facciano dei DLC o delle mod nelle quali si possono mettere anche dei nuovi avatar, così per ampliare la scelta, perché sono già tanti. Perché, come potete vedere, c'è una bella scelta. Però averne di più non è mai male. Dunque, come li vogliamo fare? I felini mi piacciono, mi attirano un casino. Ma non ci sono tipo dei canidi? Tipo le foxes? Female, che è donna? No. Una specie di... Cosa sono? Una specie di cosi, che si chiama, di pipistrelli. Un facocero. Altrimenti rettiliani. Oh, questo qua sembra un grigio. Vediamo. Tac. Porca miseria, ma. Urca, questa qui è la tartaruga. Le tartarughe. Interessante. O le tartarughe oppure qualcosa di volatile? Vediamo. Cos'è un dodo? O è questo un dodo? No, questo qua è un pappagallo. L'impero dei pappagalli. Quello si potrebbe fare. Oppure semplicemente facciamo. Difficile. Atropoidi, che sono tipo gli insetti. No, gli insetti proprio li lascerei stare perché. Molluscoidi pure, fungoidi, no, vorrei farlo aviano o rettiliano, però non so quale.
Vediamo un attimo. Sono indeciso perché non vorrei fare una cosa tipo belligerante. Polly wants a cracker? Polly wants a cracker? Andiamo con Polly, dai. Nome. Allora, questo qui è il nome della razza. Possiamo randomizzarlo. Potete vedere, oppure gliene possiamo trovare uno noi. Anche il continente possiamo creare, è vero. Allora, però, prima di far questo, andiamo qua, vediamo di trovargli un nome adeguato. Anzi, no, facciamoglielo proprio trovare a lui. Ozkos, Rakudon, Sin, Tezekian, Sibulan, Imari. Non ce ne sono molti randomici, eh? Gli Imari mi piacciono. Ok. Poi andiamo avanti. Allora, name list. Name list, facciamo un Avian, ovviamente. Che cambiano, questi qua sono dei pacchi che cambiano completamente i nomi di che verranno generati per quanto riguarda i leader, le navi, i pianeti e le flotte. E cambiano in base alla razza, se vogliamo, oppure tenere quelli dei tipo quelli umani, eccetera. Come potete vedere ci sono o i nomi tipo molto fantascientifici, oppure qualcosa di un po' più reale. Mammalian, molluscoidi reptiliani. No, andiamo con, io direi che andiamo proprio con White Wing Extax, Sky Wing Extax, Claws of Orange, Plume of Wing. Sì, io direi che abbiamo dei nomi di questo genere. Sì, un misto fra science fiction e nomi assurdi. Sì, va bene. Ecco, poi adesso arriviamo ai tratti razziali. I tratti razziali funzionano un po' come i tratti dei leader in Crusader Kings, ovvero fanno tipo agrarian, danno un più 15% di food e via dicendo. Ingegneri naturali hanno un output di ricerca ingegneristica maggiore e così via. Come possiamo fare? Abbiamo due punti da prendere e quattro tratti da poter scegliere. Allora, vediamo un attimo, siamo dei pappagalli, quindi i pappagalli che cos'è che fanno? Allora, innanzitutto non sono forti, sono deboli. Poi vediamo. Communal, sì, direi di sì. Non sono migratori. Spero che non siano migratori i pappagalli, però non mi pare che vadano in giro per il mondo. Direi proprio di no, anzi. E vediamo. Rapid Breathers. Io vorrei prendere. Sarà un Quick Learners. Sì, va bene. Quick Learners. No, non imparano la svelta. Enduring no, resilienti no. Ogni volta, ovviamente, se prendiamo determinate cose tipo weak o sedentary, per esempio, non possono essere nomadici, ovviamente, non possono neanche essere forti. Mi pare giusto. Vediamo natural sociologist, sociology na physics output. Però direi che sono intelligenti. Facciamo così e facciamo next. Choose sex, starting ruler, male o female? Ma la facciamo dai così. Nome randomico, beak of purple, il becco viola, beak of teal, plume of silver, wings of olive, plume of indigo, claws of black, feathers of black, eyes of indigo, mi piace. Varianti dei colori. Ah no, allora aspetta un attimo. Feathers of orange.
E la teniamo così, perfetto. Poi andiamo avanti, ecco, il nome del mondo. Possiamo scegliere il nome del mondo, che dopo darà anche il nome alla stella, ma poi soprattutto possiamo scegliere il nostro continente, cioè ovvero il continente preferito da cui noi siamo partiti. Essendo dei pappagalli, direi che dobbiamo trovare qualcosa tipo un mondo tropicale o un mondo oceanico. Ma opterei per il mondo tropicale, perché d'altronde i pappagalli vengono dai tropici. Poi, nome del pianeta natale. Yondus, Vis, Yarus Prime, Siris Prime, Aldecibula, Tiantatic. Oh, che rumore! Ican, Kessar Toralis, Spiria, Shantar Prime, Haspaval, Ican. Ican mi piace. Starname Icor. Starting Solar System. Possiamo fare o randomico, oppure determinare proprio che siamo nel sistema solare o nel sistema Deneb, che probabilmente quello ti dicono che è di inizio per qualcosa di specifico. Io direi di andare con randomico per evitare problemi. I mondi tropicali sono umidi, mondi rocciosi con una spessa atmosfera di nitrogeno e ossigeno. Le stagioni hanno precipitazioni significanti e sono scambiate con dei periodi estremamente secchi. La maggior parte delle masse terrestri sono coperte da una vegetazione densa. Va benissimo, quindi io mi sto immaginando una cosa tipo le isole caraibiche. Con le palme alte, ovviamente un po' tagliate, e questa qui è l'immagine della città che abbiamo. Va bene, andiamo avanti. E abbiamo come città, ovviamente, un Avian City. Vedete come cambiano? Posso decidere quale sia lo stile delle nostre città. Ovviamente, essendo dei volatili, prendiamo qualcosa con i volatili, che ovviamente ha più rapporti tipo anche con il volo. Bello con questo ponte qua in mezzo. E poi un'altra cosa interessante, a differenza di altri 4X che ho potuto giocare, qui danno il governo Eletica. Il governo Eletica dirige come il nostro popolo guarda sia i propri cittadini, sia gli alieni che abbiamo all'esterno. Quindi abbiamo, cosa siamo? Possiamo essere spiritualisti, militaristi, xenofobi, individualisti, materialisti, pacifisti, xenofili, ovvero amanti degli xeno, degli alieni, e collettivisti. Allora, individualisti io direi di no. Però siamo materialisti. Come potete vedere, guardate, cambia il background. Vedete, op, come cambia tutto. Molto interessante. Io direi che siamo dei materialisti. Siamo anche dei... Ah no, non possiamo essere però spiritualisti, ovviamente, perché se siamo dei materialisti non possiamo essere spiritualisti. Siamo dei pacifisti. Perché non essendo forti evitiamo di andare in conflitto. E poi vediamo. E siamo xenofili. Xenofili, abbiamo almeno il 10% di xenofobia, quindi quando avremo eventualmente nuove persone all'interno del nostro impero tramite le migrazioni, potremmo inglobarli meglio nella società. Con le nostre scelte ci ritroviamo a poter scegliere determinati tipi di governi, ovviamente, cioè essendo pacifisti, materialisti e xenofili, non potremmo essere una repubblica militarista, non potremmo essere una giunta militare o una dittatura militare, ovviamente. Come neanche avere un mandato divino, tipo per esempio il Papa, o un'oligarchia teocratica. Quindi sempre avere un insieme di controlli da parte di una società religiosa, una repubblica teocratica. Ma possiamo essere un'egemonia despotica, un direttorato scientifico, tipo quello di Fallout 4, una democrazia diretta, che non sarebbe male,
una democrazia morale, una burocrazia pacifista, una monarchia illuminata, un impero dispotico, un'oligarchia plutocratica o una democrazia indiretta? Come lo facciamo? Una democrazia morale, un'egemonia dispotica, una democrazia diretta? Core Sector Planets più 2. Ah, cacchio, ti dà più 2. Allora, fare una democrazia diretta mi dà più 2 pianeti da poter avere all'interno dei miei settori core. Cioè, perché dopo vi spiego il perché. Oppure qui ne possiamo avere più 1. Leader pool size più 1. Happiness più 10%. Leader skill recruitment. Ma io direi che mi piace come cosa di andare ad una democrazia diretta. Si sono evoluti in una democrazia diretta, va bene. Il nome dell'impero, perché non me lo randomizzi? Come è che si chiama? Imari. Eikan. Empire name. Allora, i Marian, io direi Ican Democracy. Democracy. Icarian Democracy. Ok. Ican, poi 2A. Icarian Democracy. La Ican Democracy. Va bene, ok. Flag, adesso ci arriviamo. Prima voglio vedere se. No, non mi fa il randomizer. Va bene. Ok, adesso dobbiamo scegliere la nostra bandiera. Perché quella che di base che ti danno è quella. Ma a noi poco importa. Vediamo. Human Round Zoological. Vediamo zoologica che cosa ti. No, la spada degli Archangels direi proprio di no. Questo sarebbe interessante. Qualcosa di Holo. Oh, questo sarebbe carino. Sì. Questo qui è più da Atlantidei. Che figo che è questo qua. Allora, io direi che il colore. Allora, innanzitutto dobbiamo decidere come avere lo stemma dietro. Un sole nascente. O questo che sono tipo delle ali. Vediamo, il colore primario direi che deve essere qualcosa tipo sull'arancio. Perché è così? Ok, tipo sull'arancione. E poi qualcosa di comprimario. Un colore comprimario, vediamo. Rosso. Grigio. Oppure il contrario. Rosso il background e così. No, non mi piace. Devono essere dei colori accesi. Tipo anche un verdino andrebbe bene. Però un verdino un po' più acceso, un acquamare no. Un verdino. Col verdino cosa ci può star bene? Porca miseria, aiuto! Allora. No, non va bene quel colore lì. Non è che si perde un po'. Artiglio. O la piuma. La piuma sarebbe geniale. No, però non è una piuma da cosa. Facciamo questo. Ok. Possiamo far next. Starting weapons. Allora, possiamo decidere con quali
armi possiamo cominciare. Dunque, io direi che essendo pacifici ed essendo deboli, direi che la razza Ikan, cioè il dominio della Ikan Democracy, incomincia con delle armi missilistiche. Warp travel. Allora, o andiamo tramite warp o wormhole o hyperspace. No, andiamo tramite warp travel. E ship appearance, andiamo con le navi aviane. Adesso sto pensando semplicemente al nome, se vogliamo. Sì, Icarian Democracy, va bene. Teniamolo, andiamo avanti. Tac tac. Next. Ed eccoli qua. Questo è, dopo aver scelto tutte le cose che vogliamo della nostra specie, scopriamo il totale, la somma di quello che abbiamo scelto. E scopriamo che abbiamo scelto di essere una democrazia diretta, ovvero abbiamo un'elezione ogni 5 anni per avere un nuovo governante, e ci dà questo due settori planetari in più del nostro core, del nostro nocciolo. Infatti, noi possiamo gestire direttamente un tot numero di pianeti. Dopo aver raggiunto quel totale, come in Crusader Kings per i vassalli, avremo un malus, perché non saremo più in grado di gestire quel numero di pianeti, oltre quel numero di pianeti, e quindi avremo malus alla felicità, alla produzione, ai crediti, cioè le energie incamerate e via dicendo. Quindi saremo costretti a creare dei settori, dei sottosettori gestiti dal computer. Siamo xenofili. Quindi abbiamo meno 10% la xenofobia, quindi vuol dire che riusciremo a catturare e a inglobare meglio eventuali razze aliene. Siamo pacifisti, quindi a noi non piace andare in guerra e siamo materialisti. Siamo però deboli, quindi le nostre armate fanno un 20% di danno in meno. Siamo comunali, ci piace stare insieme alle persone e avere a che fare con gli altri, un più 5% di felicità. Siamo sedentari. Non migriamo molto facilmente e spostarsi da un pianeta all'altro costa più tempo e più soldi, ma siamo intelligenti, abbiamo un più 10% su tutte le ricerche scientifiche. Detto questo, salviamo la specie, facciamo done. Abbiamo ancora un trade point, cavolo, non l'avevo mica visto. Però non possiamo prendere niente. No, niente. Andiamo. Dopodiché possiamo scegliere la dimensione del nostro gioco. Possiamo farla piccola, cioè molto piccola, piccola, media, larga o enorme, con 1000 stelle. Io direi di farla da 600 stelle, ellittica o spirale a due braccia o quattro braccia o il ring, io direi di fare ellittica. E AI Empires, loro ti suggeriscono 17 imperi, il che non è male. Advanced AI Stars, a differenza di altri 4 giochi 4X, Stellaris ti propone la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che è già avanti rispetto a te e rispetto agli altri giocatori. Questo rappresenta tipo, che ne so, imperi decaduti, quindi tipo gli Eldar, che una volta dominavano la galassia e poi dopo invece tramite cataclismi o decadenze interne si sono ritrovati ad avere pochi mondi core. Direi, e sono anche estremamente potenti, roba che quando si mettono di buzzo buono, entrano e ti spazzano via tutto. Già provato, non è facile gestirli. Direi che 17 AI, 4 di queste sono avanzate, difficoltà normale, qualsiasi tipo di FTL è autorizzato, e direi di metterlo in Iron Man Mode. E di questo facciamo play. E lui ci crea il nostro primo gioco. Questa è la democrazia Ikan. Negli eoni, da quando le prime comunità Imari hanno preso forma nelle dense giungle di Ikan, la nostra civilizzazione si è allargata e si è prosperato.
Il nostro progresso tecnologico, il nostro progresso, il nostro, la, te la nostra tecnologia ha avuto così tanto progresso ad un livello tale che ci ha permesso comunicazioni istantanee. Le nostre nazioni inefficienti si sono unite insieme per formare una vera e propria democrazia, con ogni cittadino, con ogni cittadino che ha parola nelle decisioni importanti del governo. Adesso, dopo aver creato con successo diversi campi di subspazio e le più grandi menti della democrazia ICANN hanno finito lo sviluppo dei primi drive warp, è l'inizio del nostro viaggio interstellare. Quindi incominciamo, ma questo ci sarà per un prossimo episodio. Io vi ringrazio per essere stati con me. E ci sentiamo per la prossima puntata di Stellaris con la ICANN Democracy. Ciao a tutti.